Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono il vostro Ogio e siamo tornati in compagnia dei persiani per continuare il nostro viaggio attraverso la storia in Humankind. Ho fatto qualche turno aggiuntivo, beh, non è cambiata molto la situazione, ci sono state un paio di guerre, ma non che coinvolgevano non me, ma gli arancioni e i verdini. E come vedete, gli arancioni stanno per abbandonare questa valle di lacrime. Inoltre, la religione ormai, come vedete, è unica in tutto il mondo, il che non è forse male da un certo punto di vista, però mi dispiace aver perso il nostro politeismo egiziano, che magari tireremo fuori quando sarà necessario, se andremo a conquistare naturalmente altri popoli che ci daranno la leadership sulla religione. Quindi vedete qua quanti siti religiosi ci sono, molti Stay the più che course. da You're queste doing parti ever qui. better in terms of fame or notoriety. Questo è It's rather mio. subjective. Vedete, non ne ha tanti. Non ne hanno tanti i Ciclamino. Perché questi non sono sotto i Ciclamino, ovviamente, vedete, sono sotto ad altri. Quindi mi basterebbe conquistare magari questo. C'è anche Stonehenge da qualche parte, purtroppo penso sia stato preso da qualcuno. Adesso vediamo Stonehenge. Ecco, ci sono il tempio di Artemide, per esempio. Stonehenge è qui. Insomma, ci sono abbastanza a portata di mano. Ma la cosa più importante in questo momento, a parte questa religione ormai che sta svanendo, è che finalmente, attenzione, attenzione, cosa è successo? Siamo in testa. Siamo primi, primi per fama. Di poco, ma abbiamo completamente colmato il gap, lo spazio che ci divideva dai nostri rivali alleati ciclamini, e dunque abbiamo finalmente quasi il dominio su questo mondo. Quindi possiamo tranquillamente procedere verso l'endgame con estrema tranquillità, mentre sto ancora portando dall'altra parte del mondo le truppe, come potete vedere, cercando di trascinarle in qualche modo dall'altra parte di qui. Continuiamo a concludere i turni, otterremo la nuova ricerca scientifica al prossimo turno. Turno un po' lento, come potete vedere, che il gioco si è fatto un po' meno guizzante, e lo è ancora peggio a video, purtroppo, non so perché, non ho neanche tanti programmi aperti. Quindi non capisco il motivo di questa lentezza. Vado a chiudere qualcosina, ma non mi pareva di aver nulla di particolarmente corposo da dire che la colpa è lì. Boh. Sto chiudendo ancora un po', quindi non sentite l'audio. Ecco, adesso torniamo. Però la velocità non c'è, forse dovrei riavviare, ma non importa. Allora, continuiamo comunque. Ci sono ancora, vediamo, ci sono ancora un paio di città-stato, come gli armeni qua, che però sono in declino, quindi presto non esisteranno più. Ce ne sono anche qui a nord, ma anche loro credo che siano in declino, esatto, sì, sono tutte ormai prossime alla sparizione. Anche i Toltechi, ah, sono i Toltechi, sono gli Zenith, forse saranno gli ultimi a sparire, a meno che non li distruggiamo prima. Allora, abbiamo scoperto questa coordinazione militare, coordinamento militare, quindi abbiamo la scuola militare, abbiamo i giannizzeri, non so come siano i giannizzeri questi, comunque sono la nostra unità speciale da persiani. Abbiamo anche questo cannonone, l'howitzer, un altro evento smotico, e qui prendiamo punti scienza, che male non ci fanno. Tra l'altro mi fa ridere nel menu scienza che stiamo ancora andando avanti con dei, come si chiamano, degli archibugieri, o addirittura con degli antichissimi guerrieri dell'età del bronzo, e abbiamo la possibilità di studiare cos'è questa? Ah, l'arricchimento dell'uranio, per cui vabbè. Ok, allora procediamo ancora un po', vediamo qualche unità. Ok, stiamo Ho ripreso a fondare colonie da queste parti giusto per riempire la mappa, ma non per altri motivi. Quindi ne andiamo a creare anche un'altra. Allora andiamo qua.
Un bel posto, 10,27, 3,27, 10,27 direi che va più che bene. Poi abbiamo due città in attesa. Queste città in attesa possono costruire, per esempio, la train station. Train station che io però non ho ancora capito bene. Allora, qui non la possiamo costruire perché l'ho costruita è questa. Non sono ben riconoscibili. Qua manca, secondo me, un'icona che ci mostri che questa è la stazione dei treni. Anche da qui non si vede, ci vorrebbe un'icona che ci dice: guarda, questa è una stazione, anche per capire esattamente come collocarle nel mondo di gioco. Ma è una cosa che mi dà un po' di disturbo, se vogliamo. Ok, allora qua abbiamo un'altra città che non sa cosa fare. Potremmo costruire potremmo ripulire delle rovine. Vediamo che rovine ci sono da ripulire. Non le vedo. Non vedo rovine. Metapino. Anche qui potevano mettere un... Ah, eccole qua, delle rovine che erano praticamente invisibili. Potevano metterle effettivamente più in evidenza. Ok. Ce ne sono ancora, tra l'altro, di rovine. Ah no, le rovine sono finite, ok. End turno. Qua un altro evento osmotico. Continuiamo a ottenere queste belle robe. Meccanizzazione, no, prendiamo un po' di punti scienza, non vado a spendere, anche se sono straricco, come potete vedere, 64.000 denari. Gli eventi sono spariti. Insomma, l'endgame, forse l'avevo già accennato, non è granché di questo gioco, sinceramente. Ok, abbiamo fondato un'altra colonia. Adesso andiamo a mettere ancora un'altra di qui. Un altro avamposto, 23-3. Non è molto bella questa zona, devo dire. Ok, andiamo qua. Questi non sanno che fare, io immagino. Ah no, sono stati bloccati da loro. Vabbè. Oh, abbiamo creato questa navicella che userò per cercare di fare finalmente questo giro del mondo. Allora, con i messicani, andiamo a contattarli un attimo e vediamo se ci possono dare il permesso di muoverci attraverso i loro confini. Ci sono delle demand, proviamo a eliminarle. No, ci odiano, improvvisamente ci odiano. Perché ho detto, vabbè, dai, mettiamoci d'accordo. Cancelliamo le nostre differenze, le nostre ostilità, no. Vabbè, cavolacci tuoi, se adesso ti distruggiamo sarà colpa vostra. Allora iniziamo a spostare anche un po' di truppe verso i confini con i messicani, perché non si sa mai. Allora, iniziamo a trasportare le truppe da... Ma dove ho le mie truppe? Ne ho un po' qua. Quelle che sono ancora bloccate a fare il giro del mondo per cercare di tornare a casa. Però iniziamo a portare loro, allora... Verso il lago Vittoria. È zona nostra questa? No. Ah, non abbiamo neanche il lago Vittoria, dannazzo. E allora, questa zona non posso neanche affidarla a una città. Però, scusatemi, ho Kirtan qui che potrebbe iniziare a costruire. Ma perché non riesce a costruire nulla lei? 209, perché mi dà... Perché non produci? Allora, quelli lì, anche questi, no, questi sono guerrieri inutili. Loro li possiamo portare sicuramente verso Kirtan, se la ritroviamo. O anche qui, vicino a Nesa. Possiamo entrargli anche da qui. Quindi Nesa farà bene poi a costruire un bel forte da queste parti. Ok, altre unità, lei, abbiamo detto che cerchiamo di fare il giro del mondo, ma finché ci bloccano sta altri sarà duretta. Comunque iniziamo a farlo sto giro del mondo in ogni caso. Wey, ok, così. Altra unità che lasciamo esplorare. Ormai non compaiono più, come vedete, risorse casuali sulla mappa. Ormai la mappa è stata quasi tutta colonizzata e dunque
non si può produrre più di tanto. Allora, Menfi, potrei iniziare a costruire stazioni lungo tutta la... lungo questo asse che ci porta verso il confine con i Viola, in modo tale che a Menfi possiamo iniziare a costruire unità. Adesso vado anche a costruire un forte qua, che è subito a ridosso della stazione ferroviaria, che potrà condurre i soldati verso Kirtan. Quindi Kirtan, anche Kirtan dovrà decidersi a fare almeno un paio di sì, un paio di stazioni. Sì, decisamente sì. Ok, allora, altre città, Tebe. Anche Tebe potrebbe fare una stazione ferroviaria che porta inquinamento, attenzione. Attenzione che porta inquinamento, ma non è così grave. E la facciamo in maniera più intelligente, la mettiamo qui, dove spuntano fuori i soldati di solito. Quindi qui, e poi sempre Kirtan dovrà costruirne anche una qua. Ok, vabbè, adesso poi lo vedremo, eh. Allora, Esfahan, hai tante cose che tu puoi fare. Oh, aveva già tutte le infrastrutture, questo non è male. Vediamo. Anche tu potresti fare un forte, anche solo per aumentare un po' la tua capacità di difesa, che a 70 non è male, però sempre meglio essere pronti. A link for commerce and commuters. With this, the Iron Horse supplants its Ecco qua, four-legged abbiamo predecessor. costruito una ferrovia fra due città e quindi abbiamo ottenuto anche altri punti fama che male non ci fanno. Abbiamo unito Tebe e Menfi. Ok, perfetto. Poi un altro evento osmotico, molto bene. Prendiamo sempre i nostri puntarelli che male non fanno. Un'altra città, Menfi si è convertita alla nuova religione, male. I messicani hanno posto fine a una tregua. Ah, ok. Quindi non ci fanno più commerci. Ok, vabbè, quindi iniziano probabilmente a prepararsi a farci guerra, eh? Attenzione. Oh, sono tornati i nostri soldati, finalmente. Finalmente sono tornati. Ce l'hanno fatta. Ma qui, visto che sono strapieno di soldi, potrei anche pensare effettivamente di fare l'upgrade di tutti. Almeno di questo gruppo, dai. Piano piano, piano piano, 3200 al turno. Una spesa abbastanza ingente in realtà. Allora, portiamole qui. Anche loro potrebbero tranquillamente decidersi a spostarsi, sì, a fare l'upgrade, ma costano tanto. Gli upgrade qua quanto costano? 1455, no, sempre troppo. Allora, ritroviamo questa unità, qua, eccola lì. Vediamo se finalmente riusciamo a tornare almeno da queste parti. Dovrebbero farcela, sì, perché con i verdi abbiamo un trattato di non belligeranza e anche di libero passaggio. Queste qui, allora sono qui e giù. Ah, non possono passare perché sono bloccate da loro. Vabbè, allora facciamo così, salta turno e buonanotte. Ah, no, che scemo. Perché avevo preso solo un'unità. Eccoli lì. Ma Menfi ha di nuovo la libertà di costruire. E allora, beh, non c'è molto altro da fare. Potremmo fare i giannizzeri. Chiamiamoli giannizzeri, ma non so se siano loro. I Zazaiercis. Adesso vado a vedere. No, non sono i giannizzeri. E non saprei trovare una traduzione italiana per queste unità, questi fucilieri, chiamiamoli così, fucilieri persiani, che hanno anche attacchi a distanza, questi non sono male. Vediamo se costano di più o di meno. 55 costano comunque di più dei miei elefantoni, elefantoni che comunque hanno più potenza, tra l'altro.
Non vedo perché dovrei usare queste unità quando ho ancora i miei elefantoni col cannone. Peccato che non abbia fatto in modo di avere anche gli elefantoni con la mitragliatrice, ma forse non ho ancora ritrovato la ricerca giusta, la tecnologia giusta. Quindi andiamo tranquillamente in costruzione qui. E costruiamo diverse unità. Posso metterne fino a 7, credo, all'interno di un gruppo. Anche Tebe, beh, gli facciamo fare una piccola stazione, sì, una scuola militare, un'accademia militare, perfetto. Eshfatzan qua è sempre ottima. Vediamo se possiamo integrare Nirinis, no, non importa. Però possiamo andare a prendere fare una manifattura di piombo. Quindi la mettiamo in un posto qualsiasi, tanto è uguale. Yes. E poi andiamo a costruire anche un distretto scientifico, un quartiere scientifico, eccolo qui. Ok, qua che succede? Solito evento osmotico. Comunque ci va bene che i ciclamini abbiano la passione per la pace e dunque abbiamo la possibilità di sopravvivere. Nonostante le nostre terre praticamente siano sotto l'influenza dell'impero ciclaminico. Allora, metodo scientifico ricercato, abbiamo meno 20% di costo per la costruzione di distretti di ricerca, fertilizzante e anche un simposio che serve ad aumentare la scienza in una città. Che è questo qua, una specie di meeting. Infatti avevo detto che mancavano forse le conferenze. Ma ci sono le conferenze scientifiche. L'evento osmotico l'avevamo già visto, sì. Una trade route è stata distrutta perché la violenza ha messo fine a diverse cose. Lo vuol dire che sono qualcuno in guerra con We end the day qualcuno. friends or foes? No. Ah, it is a pleasure. Greetings, Ma non sono in sovereign. guerra con nessuno. Are you Allora with me che violenza ha messo or fine? against me? Ai commerci, non ho mica capito questa cosa. Eppure sono tutti attivi. Buh. Vabbè, non mi faccio troppe domande a questo punto, direi. Allora, voi raggiungete Menfi. Allora, in realtà io non so se la stazione ferroviaria semplicemente trasforma il movimento da qualsiasi punto della mappa all'altro territorio unito dalla ferrovia con un solo punto azione, oppure se bisogna rimanere sulla ferrovia per fare questa cosa. Adesso lo scopriremo perché nella mia partita precedente non ci avevo fatto tanto questo, cioè, non ci avevo fatto tanto caso a questa cosa, ma può anche essere che sia così. Non lo so, vediamo. Faremo un test con i nostri elefanti. Allora, questi cavalieri possono essere migliorati e diventare dei dragoni. Mi servono i dragoni, boh, forse un giorno. Vabbè, comunque li portiamo comunque verso i viola. Che male non fa. Anche questi guerrieri potremmo migliorarli, ma non sono nel nostro territorio. Allora, perché non siete nel nostro territorio? Allora fatemi un nuovo avamposto. Sembra l'unica soluzione. Perché non mi mostra nulla? Cosa c'è qua? Ah, perché c'è la nebbia. Ok, vabbè, li metto in un punto qualsiasi, chi se ne importa, beh, proprio qualsiasi, qualsiasi, forse no. 13-22, eccolo qui. Dovrei andarle a trovare in realtà tutte le mie truppe perché ce le ho sparse in giro per le monde. Per esempio, questi due gruppi potrebbero tranquillamente unirsi. Ho ancora i carri da guerra, io, e i guerrieri, vabbè. Allora voi avanzate verso Menfi. Però i confini Menfi sono qui. Ok. Oh, anche i ciclamini hanno iniziato a inquinare il mondo. Molto bene, mi sento meno solo. Benissimo, qui abbiamo creato quello. Però Kirtan perché non fai nulla? Questa poi è insolita questa storia. Forse è un bug? Costruiamo qua un distretto industriale.
mi dà continuamente infinito, perché? Eliminiamo questo, no, scusatemi un attimo. Spostiamo questo così. Ecco, un turno. Allora perché questo non me lo dava? Il caravanserai, perché? Boh. Lo togliamo anche dalla lista, eh. E questo lo mettiamo qua. Boh. Vabbè, non capisco cosa sia successo. Qui abbiamo creato queste unità che iniziamo, ripeto, a spostare verso i confini. Vediamo dove, però. Qui c'è il fiume, ci dà un po' fastidio il fiume. No, in realtà può andare bene se siamo sul fiume. Ok, ancora possiamo migliorare la città. Passiamo a fare campi di fertilizzanti, accademia militare, sede scientifica, ok. Di nuovo la conversione. Vediamo un po'. Ormai non c'è più nulla da fare, direi. Due turni, sei turni, dieci turni. L'ultima che cadrà probabilmente sarà... Che città è questa? Kirtan? Ah, improvvisamente si riscopre l'ultimo baluardo della nostra religione. Ok, questi sono sbarcati finalmente. Vediamo se possiamo ancora passare per i loro territori e trasportarli verso di qui. Penso di sì. Benissimo, di nuovo abbiamo queste unità che vanno a collocarsi qui. Ok, beh, fermatevi qui nel frattempo. Allora, tu cosa potresti fare? Un Hamlet non mi serve, potrei fare un caravanserai qui. Ok. Poi migliorare il cibo. La Wizard quanti punti ha? 49. Io posso continuare a costruire i miei elefanti, eh. Tiè. Kirtan, ho finalmente completato le tue produzioni. Non capisco ancora cosa sia successo prima. Hai un sacco di roba da fare, tra l'altro. Che cavolaccio è successo qua giù? Vabbè. Costruiamo tutto e di più. Oh, ecco, il cinema, ecco, un altro evento. Infatti ce ne sono pochi di eventi per essere l'epoca moderna, vabbè. Allora, con l'espressione artistica censurata, in linea con le direttive governative, i primi registi di una industria cinematografica appena nata si sono focalizzati sulla narrativa che mostra l'impero nella sua... in una luce positiva e, insomma, positiva, appunto. Il risultato è che abbiamo una popolazione estremamente fiera, ma malleabile. E quindi abbiamo in tutte le città Proud, più 20 stabilità per 15 turni. Ok. Allora, la censura l'abbiamo recuperata da la pressione che ci hanno fatto i Ciclamino sulla nostra cultura, eh. Per cui è una conseguenza della vicinanza. Altro evento osmotico, vabbè, d'altronde. Prendiamoci i nostri puntazzi. Elefanti come se piovesse. Che si avvicinano anche minacciosi, vedete, a queste zone. Per cui presto, direi molto presto, i nostri elefanti potrebbero anche fare scempio dei messicani, dei viola. Allora, voi cercate di unirvi in qualche modo? No. Allora, voi siete fermi lì. Perfetto. Allora, attendete il vostro turno. Ok, qua. Turno passato. Loro anche attendono. Ok. Questi 5 finalmente possono passare. E vediamo di arrivare fino a... Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, ecco. Come vedete, il computer segue un pathfinding specifico
e quindi cerca il percorso migliore. Il percorso migliore passa proprio per la stazione, perché passando dalla stazione, vedete, in un turno passiamo da qui a qui senza problemi. Quindi la stazione andrà costruita anche da queste parti. Appena Kirtan si sveglia un po', faremo... Allora, Kirtan, devo farti io la stazione da scemo, non te l'ho fatta. La mettiamo in un punto abbastanza innocuo, direi. Che tanto la stazione è lì. Beh, la stazione va posizionata qui, io direi. Io non posso posizionarla qui, cosa c'è qua? Qua perdo un po' di cibo e di industria, ma torna utile averla vicina, perché direttamente i turni... Ah, no, beh, cosa vuol dire questo? Posso metterla anche qui tranquillamente, posso metterla ovunque, perché tanto sarà sempre un turno, quindi va benissimo lì. E poi un'altra ancora la mettiamo qua, così abbiamo le nostre truppe pronte ad andare direttamente all'attacco. Perfetto. Allora, tu ti sposti magari qui, ok, tu ti unisci lì al prossimo turno. Menfi ancora di nuovo non sa che fare. Allora, facciamo questa infrastruttura, un'unità che attenderà il suo turno. Ok, abbiamo scoperto il nazionalismo, che ci dà permesso di avere le riserve naturali. Questo ci permette di rendere protetti alcuni luoghi, oltre alla città, come riserve protette, per l'appunto, pur continuando a guadagnare risorse che producono le risorse di base. Allora, questo è una specie di distretto che ci dà più 2 di influenza. Qui abbiamo poi il centro di arruolamento, abbiamo questa agenzia delle dogane, e infine abbiamo una nuova unità che sono i coscritti, che sono quelle unità difensive per le città sotto assedio. Ok, quindi abbiamo scoperto quello, vediamo quali sono le prossime ricerche scientifiche. Vedete, abbiamo la microbiologia, l'elettricità, la formazione in linea. Ok, continuiamo lo spostamento, la fusione, perfetto. Loro stanno bene lì, fermi lì, ecco che arrivano. Allora, voi avevamo messo lì, ma adesso vi spostate verso Kirtan, eccovi qui. Quella unità è lì tranquilla, e tranquilla lì ci resterai, perché dobbiamo aspettare che ci siano abbastanza truppe. Oh, Vesna si è risvegliata. Velsna, vi mostro subito la ricerca, sì, la zona protetta, per esempio questa, un campo, sì, buonanotte, una riserva marina, in questa caso lacustre, e otteniamo le risorse di base e anche dell'influenza, guadagniamo a colpi di 1200 al turno, non altissimo purtroppo. Vediamo se abbiamo nuove, no. Non abbiamo altre meraviglie da mettere giù, pazienza. Ecco tutti contenti che abbiamo creato questa riserva protetta, che come vedete è circondata da uno steccato che va anche sott'acqua, vabbè. Bello da vedere, ma insomma. Eccoci qua, allora iniziamo a produrre un po' di roba. Allora, la stabilità in realtà non serve, prendiamo denari, prendiamo influenza, cibo, insomma, un po' di tutto, vabbè, facciamo così, facciamo tutto, 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 tutto. Costruiamo anche un forte da qualche parte, verso di qua, tiè. Perfetto, unità in attesa di miei ordini. Vediamo se possiamo unirli così. Sì, perfetto. E poi sono già anche mezzi veterani questi. Quelli riusciamo a passare. Ah no, ci bloccano questi tizi. Vabbè, niente da fare. Allora andiamo qui. E passiamo il turno.
qui abbiamo loro che si hanno fondato questo avamposto, giusto per riempirci la mappa ormai completamente. Purtroppo non abbiamo più neanche ottenuto dei miglioramenti qui per il City Cup. Chissà come mai fa così fatica a gestire la velocità oggi. Mi dispiace se è un po' scattoso questo video. Dovrò riavviare probabilmente OBS. Beh, adesso non lo faccio però. Allora, abbiamo detto che c'è quell'unità in attesa. Potremmo anche migliorarla. E buonanotte, eh. Eccoli qua. Questi moschettieri che mandiamo al fronte anche loro. Eccoli qua. Magari se si unissero a loro sarebbe la cosa migliore. Perfetto. Vediamo, loro si stanno muovendo. Sì, lentamente ma inesorabilmente. Abbiamo ancora zone del mondo che non conosciamo, ma presto avremo i cose, come si chiamano, i satelliti, fra non molto io ritengo. Allora, costruiamo anche questo centro per i coscritti e l'agenzia delle dogane. Magnifique! Oh, possiamo sbloccare una nuova meraviglia. What do you know? It really is round, after all. Oh, abbiamo fatto il giro del mondo probabilmente. O qualcosa del genere. Vediamo cosa è successo. Scusatemi, me la sono persa questa. Ok. Deeds. Era da 150. Quindi. No, 180. Ok, abbiamo circumnavigato il mondo. Non so come, ma l'abbiamo circumnavigato, cari amici e amiche di All Games Italia. Perfetto. Eventi osmotici. A go-go. Prendiamo qua. Però in realtà io vorrei andare nelle cose civiche prima che la nostra cultura si sta diffondendo, j'espère. Aiuto, guardate, la cultura ciclamino ormai praticamente ha invaso completamente i viola, i cavallini viola. Incredibile. Anche questa si stanno tutte convertendo all'austro-ungarico, eh. Attenzione. Persino una delle nostre città si sta convertendo all'austro-ungarico. Fermi tutti. Fermi stratutti. Oi. Eh no, eh. Basta anche qui. Vabbè, anche questi territori sono austro-ungarici. Austro-ungarici di cultura. Austro-ungarici. Austro-ungarici di cultura. Ma non possiamo farci schiacciare così. Vabbè, comunque, andiamo a vedere le politiche. Volevo vedere la irreligione, che però costa 24.000 punti. Oh là là, oh là là. Voglio l'ateismo di Stato, io. Oppure separiamo lo Stato dalla Chiesa. Libera Chiesa e libero Stato. Vabbè, lo vedremo, tanto di punti non ce li abbiamo, quindi è anche inutile star lì a ragionarci troppo. Questo evento, l'osmotico, non c'è più. Questi attendono sempre il nostro via. Ok, stiamo lì, pronti all'attacco. E voi idem. Oh là là, siete eravate, ok, erano rimasti bloccati questi, andiamo a recuperarli in qualche modo. Ullala, 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 ullale, eccola qua. Sì, beh, non una posizione migliore, sarebbe meglio metterli sul fiume, così almeno si muovono liberamente al prossimo turno. Loro sono a posto così, non hanno bisogno neanche di riposare, potrei migliorarli, ma per migliorarli aspetto che ci sia effettivamente la guerra, altrimenti non è neanche necessario che questi li blocchiamo. Oh, polacchi sono passati all'era industriale, come siamesi. Abbiamo scoperto le eliche nautiche. Possiamo andare a caccia di balene. C'è l'ingrosso del pesce e varie altre robe nautiche che ci servono davvero a poco 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 poco. Allora, adesso potremo andare a costruire anche questi silo industriali, anche i cosi, come si chiamano, le segherie industriali e le fabbriche che ci danno, vedete, dell'inquinamento.
però siamo ancora ben distanti da rendere il pianeta, come si dice, inabitabile. Come siamo a stelline? 4 su 21, sono ancora abbastanza indietro. Ormai così indietro? Devo costruire più distretti, chiaramente. Ok, uccidere più armate, trovare più ricerca, anche più, vabbè, insomma, ce ne sono ancora tante, diciamo così. Siamo a 32, devo attaccare qualche altro territorio alle mie città. Ma per esempio, Kirtan può tranquillamente attaccare Iapoli. Ecco fatto. E vado a vedere anche Esfsan se può attaccare Nirnis. Beh, sì, vai. Voilà, ho guadagnato una stellina. Cosa buona, buonissima. Ho tante unità in attesa. Avrei tante unità in attesa. Allora, questo è 8. Tu tutti lì. Allora, tu magari mandi lui qua, così. Poi, fatto sì. E anche tu vai qua. Yeah. Benissimo. Voi siete a posto. Li metto in pausa così. Loro si uniscono qui. Perfetto. E anche loro vanno in riposo. Altre truppe, vediamo un po'. Loro, riposo. Forzato. Anche voi riposo. Tu. Allora, vediamo se arriviamo qua giù, che vai a unirti qui. Qua ha preferito fare così perché mancano effettivamente le stazioni. Poi Kirtan, quanto ti ci vuole per fare tutto? Qui, alle stazioni devo spostarle un po' avanti, chiaramente. Altrimenti non verranno mai costruite. E ne metto anche un'altra in coda. Perché così anche da Tebe ci possono mandare le truppazze. La stazione ferroviaria è lì. Se io piazzo la stazione in un punto qualsiasi, qua, ti è. Ok, allora attendete. E anche voi attendete. End turno. E giù. Menfi. Oh, puoi costruire un po' di roba. No, la pesca della balena non voglio farla, scusatemi. Ma sono abbastanza contrario. Ecco qui. Purtroppo una città si è convertita anche culturalmente, ma c'è poco che possiamo farci. Abbiamo una new grievance. Vediamo contro chi... Ah! Ok, praticamente hanno fatto un esodo da una delle nostre città all'interno del loro territorio. Per cui chiediamo che ci paghino 8100 monete d'oro per la forza lavoro che abbiamo perso. This one will cost you dearly. You are beneath my contempt, a dog's contempt. Ok, aspettiamo di avere il war support al massimo e poi la facciamo partire sta guerra. Tanto loro ce la fanno addosso solo a guardare i nostri confini, i nostri altri torrioni. Allora, riportiamoli qua giù. Forse ho completato a sud quel tratto che mi mancava a nord. Boh. Menfi. Ti faccio fare un simposio scientifico, non so. Che la meraviglia può essere creata, ma al momento non intendo farlo. E vabbè, mentre le nostre truppe continuano a essere costruite, direi che possiamo interrompere qui anche questo episodio. Mancano 126 turni alla fine e anche 16 stelline. Ok, quindi non manca tantissimo.
cosa arriverà prima, chi lo sa. Continuate a seguirmi per saperlo. Io sono il vostro Signor Ojo e noi ci vediamo al prossimo video.